7000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto due cifernette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello coordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Un caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Ci vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo e corretto. Freddo e corretto. Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente e dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui per affrontare insieme una nuova settimana. Come è andato il risveglio questa mattina? Ho parlato con alcuni colleghi e anche io ho faticato ad alzarmi dal letto. Dicono che è la primavera, il momento in cui si dice aprile, dolce dormire, ma in verità anche ottobre non è da meno. Forse abbiamo bisogno di svegliare, di diventare attivi, perché come si suol dire la giornata è un mozzico. E allora forza, spazio a lui che ci dà la carica e soprattutto tanta tanta positività. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei, e coloro che aiutano chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. Danzarla dovrai, col vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Non mi stancherò mai, mai di dirlo. Sì, festeggiamo tutti insieme. Bene, oggi sto aspettando che l'assessore Manuedda risponda a un mio messaggio in cui gli chiedevo: mi fate sapere come sono andate le isole ecologiche in diretta? E poi lo scoprirete fra poco. Cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità, ed un dono inatteso che va arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà. E ballerà come un valzer la vita, danzarla dovrai, è vestito la sera che tu indosserai. Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma è danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. E un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
da oggi e fino il 10 dicembre dei bimbini sono stati trasferiti alla scuola Don Milani per lavori di efficientamento energetico alla Ranalli di Via Terme di Traiano. L'intervento da 600.000 euro con finanziamenti regionali e questi bimbini si sono ritrovati spostati in una nuova scuola. Nuovo e prego che sia tutto da valore. Oggi, mentre aspettiamo, naturalmente, spero che risponda quanto prima l'assessore Alessandro Manuedda, chi lo sa, vi dico, ora sfoglieremo insieme i giornali per vedere cosa è accaduto in questo weekend, ma poi nel corso della mattinata andremo ad approfondire un argomento che riguarda la casa. È ora di rinnovare approfittando dei bonus fiscali che, ricordo, saranno in vigore fino alla fine di dicembre. Pitturare, isolare, recuperare, risanare, consolidare, riorganizzare e tante idee, insomma, quello che cercherò di fare con voi è un ABC della ristrutturazione per partire con il piede giusto, perché in molti, credo in questo momento, stiano facendo partire dei lavori, quindi è giusto essere informati. E poi ricordiamoci che c'è possibilità dei sgravi fiscali fino al 31 dicembre, chi lo sa se li prorogheranno, però per il momento sono certi fino al 31 di dicembre. Dunque, c'è lunedì, ne dico, la trovate il Messaggero e noto in spalla un articolo di cui già ne avevo parlato in diretta, ovvero si parla del Consiglio Comunale. Vi ricordate che avevo detto che certi toni utilizzati dai consiglieri, assessori e così via non erano consoni alle cariche che ricoprivano? Ebbene, trovo l'articolo in posizione di spalla, in Consiglio, frasi da osteria e la Riccetti richiama tutti. La Presidente invita ad avere atteggiamenti e linguaggio rispettosi dell'assise. Quindi, per fortuna, non si sono ancora raggiunti i livelli di Palazzo Madama, quindi gli insulti sessisti del senatore di Ala Lucio Barani alla collega pentastellata Barbara Lezzi, ma anche all'Aula Pucci da qualche tempo. Durante le sedute del Consiglio Comunale si verificano sempre più spesso siparietti di dubbio gusto e il dibattito politico naturalmente ne risente, scadendo non di rado in un linguaggio non certo idoneo per la massima assise cittadina. E quindi, che dire, la seduta è stata interrotta dopo appena 5 minuti dall'inizio per l'alterco tra il consigliere Pietro Tidei, che aveva sollevato la questione del licenziamento di una dipendente invalida, e alcuni esponenti della maggioranza che hanno in vetro contro l'ex sindaco del PD prima di lasciare i banchi. Insomma, ci sono stati dei siparietti non proprio, e poi c'è tutto un elenco che non sono adatti né ai consiglieri comunali né agli assessori. Nel frattempo vi dico, mi ha risposto l'assessore Alessandro Manuedda, che si dice dispiaciuto in quanto è in riunione e non può allontanarsi da questa riunione, e mi dice ne possiamo parlare domani mattina. Io ora fra poco lo contatterò, gli manderò un sms e gli dirò ok, domani mattina vogliamo parlare delle isole ecologiche. E poi, già che ci siamo, se volete che io, Silvia, possa fare in diretta qualche altra domanda all'assessore Manuedda, chiamatemi allo 0766 542970, oppure lasciatemi un messaggio in segreteria allo 0766 037262. È un modo, insomma, per entrare in contatto con l'istituzione. C'è un'altra notizia che ci volevo tornare anch'io, sono stata anticipata da Marietta Tidei, dall'onorevole Marietta Tidei. Riqualificazione del bricchetto sparita nel nulla. Marietta Tidei del PD chiede l'intervento del ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Che fine hanno fatto la convenzione e l'accordo di programma tra il comune di Civitavecchia e le Ferrovie dello Stato per la riqualificazione della stazione e dell'area del bricchetto? Lo chiede in un'interrogazione l'onorevole democrat Marietta Tidei, e rimaniamo in attesa. E poi
Poi si parla nel Messaggero delle isole ecologiche, valanghe di rifiuti all'isola itinerante, in tanti hanno smaltito materiali ingombranti, mobili, materassi, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta. Nuovo successo per l'isola itinerante installata sabato mattina e ieri nel parcheggio della Steger. Oggi arriveranno i dati precisi di quello che è stato raccolto. Sicuramente è un'iniziativa molto bella e che evita la diffusione di queste discariche abusive, perché purtroppo non tutti vogliono prendere la macchina e andare a smaltire i materiali. Purtroppo, che possiamo fare? Che possiamo fare? Non è giusta questa cosa, però meno male che è ripartito questo servizio. E ora un piccolo accenno parlando di sanità: un anno per un'ecografia. Ai 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 ai. Insieme a mammografie e visite oculistiche sono le prestazioni più lente della RMF. Da questa settimana la ASL potenzierà i servizi con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa. Quindi il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin è sicura che con il nuovo decreto legge che mette al bando gli esami inutili, prevedendo anche sanzioni per i medici di base che reiteratamente prescriveranno indagini inappropriate, sarà possibile decretare la fine dell'annoso problema delle liste d'attesa chilometriche, un disagio a cui gli italiani reagiscono in due modi: rivolgendosi al privato o rinunciando alla cura, come rivela uno studio condotto da Altro Consumo. Un problema, quello delle infinite attese, che conoscono bene gli utenti della ASL Roma F, dove per sottoporsi ad alcune prestazioni o visite serve anche un anno per avere un appuntamento. Ah. Ora, ritornando a parlare di ambiente, ma andando a vedere quello che è accaduto nel fine settimana, c'è in apertura il quotidiano La Provincia di domenica 4 ottobre questo titolo: il problema di Civitavecchia è il traffico. Il dato della relazione istruttoria della Commissione Via di TVN parla di un 70% di inquinamento proveniente dalle centrali. E il sindaco Cozzolino punta il dito contro i veicoli: non ignoreremo la questione. Che dire? Beh, cominciamo a prendere sempre di più la bicicletta, però dito puntato contro il traffico. Il sindaco Antonio Cozzolino fa sapere che l'amministrazione comunale intende affrontare la questione con rigore: non ignoreremo il problema. Quindi, diciamo, il 70% dell'inquinamento è ufficiale, proviene dalle polveri sottili delle centrali, però il restante 30%, bene, il traffico influisce notevolmente, quindi bisogna cercare di facilitare quanto prima il fatto delle persone di mandarle a piedi oppure prendere la bicicletta. Per esempio, che possiamo dire, proprio nell'interesse a perseverare su questo percorso, si inserisce il primo sopralluogo a TVN dell'Osservatorio Ambientale Regionale, che è fissato per giovedì 15 ottobre. Diciamo che un plauso viene dato al primo cittadino, anche se ci aspettavamo qualcosina di più, però meglio sempre meglio questo che niente. Però il traffico veicolare, il traffico ha un suo preciso peso nell'ambito del carico inquinante del territorio, che peraltro l'amministrazione non ha alcuna intenzione di ignorare. Quindi proprio giovedì è stata firmata un'ordinanza relativa alla ZTL che introduce alcune importanti novità. Abbiamo inserito inoltre il rinnovo del parco mezzi del TPL nella richiesta di modifiche delle prescrizioni non ottemperate della via di TVN, inoltrata al Ministero dell'Ambiente e concordato con l'autorità portuale di procedere alla metanizzazione di tutti i mezzi operanti al porto. Ma la vera battaglia all'inquinamento non può che passare per la riconversione in termini ecologici e rinnovabili della produzione energetica e per l'elettrificazione delle banchine portuali, un percorso difficile, irto di ostacoli, ma che soprattutto per i drammatici effetti che esso produce sulla salute della popolazione non può non vedere in campo tutte le possibili energie dell'amministrazione comunale. L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto
resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente. È il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze. È un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste. Ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine. Potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te. L'amore se può esiste, è questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano. E l'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. E non c'è letteratura che ci sappia raccontare, i numeri da soli non riescono a spiegare. L'amore non esiste, esistiamo io e te. Accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste. Thank you.
zona industriale. In via di definizione il master plan che permetterà al comune di chiedere fondi alla regione per riqualificare l'area. Scade infatti il 31 ottobre il termine per presentare il progetto di restyling dell'area industriale alla Pisana, che ha pubblicato un avviso per finanziare opere di manutenzione e lavori infrastrutturali. E il team di lavoro, a cui parteciperanno Pincia, Autorità Portuale, Unindustria ed ANCI, sta ultimando il piano prima di procedere alla consegna ufficiale. Si tratta di un contributo, spiega l'assessore allo sviluppo Vincenzo D'Antò, che ci permetterà di intervenire sia sulle aree verdi che sul sistema viario, due questioni che vanno risolte una volta per tutte se si vuole ridare decoro e quindi rilanciare l'intera area, che potrebbe diventare un importante volano per la città. Che possiamo dire? Dice: il nostro obiettivo, poi prosegue D'Antò, è quello di spostare lì la cantieristica navale, creando proprio uno spazio dedicato al settore, ma anche tante altre strategie, tante altre idee. Beh, ci auguriamo veramente con tutto il cuore che si possa risolvere quanto prima la questione dell'area, della zona industriale, perché nel frattempo la zona resta preda del degrado, tante le discariche, strade piene di buche e l'illuminazione funziona a singhiozzo. In effetti passare da lì non ti rende certo proprio sicura, anzi tutt'altro. Quindi ci auguriamo veramente che arrivino quanto prima, che riescano a presentare per tempo il progetto, sia effettivamente buono, e soprattutto che arrivino i soldi e che si inizino anche i lavori. Me lo auguro con tutto il cuore. Rimanete qui 101.2, fra poco parleremo di casa.
Curtis, Just My Imagination, Just My Imagination, l'abbiamo appena ascoltata, bellissima canzone. Dunque, dicevo, casa, la materia prima, la tua casa è nelle tue mani. Quanti di voi ogni giorno entra a casa e dici, quanto avrei voglia di cambiare qualcosa, ti sei stufato, la vedi buia, hai magari dei piccoli problemini. Bene, comunque sappiate che siete voi ad avere il potere di trasformarla nel nido dei vostri sogni, immaginando appunto di sventrarla tutta. Che figata che vai lì col martello, boom boom boom, butti giù ogni cosa fino a lasciare soltanto lo scheletro per poi plasmarla a tuo piacimento. È un momento magico e liberatorio in cui ci si può disfare di tutto ciò che non si digerisce, dai muri bui ai incombenti, ai pavimenti spenti che vengono nascosti sotto tappeti. E così, che soddisfazione, così vuota e nuda, è proprio una tela bianca, che è una sensazione bellissima che provano anche i pittori quando devono poi imprimere quelle che sono le loro idee. Però ora dai sogni ai sogni, torniamo con i piedi per terra. Allora, quindi c'è da calcolare, se una intenzione è di voler ristrutturare una casa, è importante, c'è da calcolare la capacità di spesa, ovvero qual è il budget utile, quindi quanti soldini abbiamo a disposizione per stabilire il tipo e il grado di ristrutturazione a cui si può far fronte. C'è questa bella notizia che fino al 31 dicembre 2015 si può ancora approfittare del bonus fiscale per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che potete detrarre al 50% dall'IRPEF in 10 quote annuali di pari importo. Ed è anche prevista l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% sull'esecuzione dei lavori, e fino a fine anno la spesa massima agevolabile con detrazioni al 50% è di 96.000 euro. Dal 1 gennaio 2016, salvo proroghe, sono un po' di anni insomma che va avanti questo progetto, per ogni anno lo prorogano, però tuttora non ne siamo a conoscenza, quindi il prossimo anno il bonus fiscale scenderà al 36% con un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Quindi se approfittate di questi lavori per migliorare le prestazioni energetiche della casa, ti spetterà l'ancor più cospicuo incentivo dell'eco bonus, che è pari al 65% per un importo massimo detraibile di 30.000 euro, come per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale di 60.000 euro, per l'adozione di impianti solari oppure l'isolamento dell'involucro, o di 100.000 euro per la riqualifica globale mirata al risparmio energetico. Niente male, no? Che ne pensate voi? E per di più vi dico anche questa cosa, che se ormai sei quasi arrivato, puoi tagliare con maggior entusiasmo, che entro il 31/12/2015 puoi anche acquistare i mobili e gli elettrodomestici usufruendo degli sgravi fiscali del 50%, a patto però che siano funzionali all'immobile oggetto di ristrutturazione. Quindi dovrete essere in possesso di una dichiarazione di ristrutturazione che attesti che in casa è in corso un intervento strutturale di rinnovo, a conclusione del quale acquisterete gli elettrodomestici e i mobili per poterla abitare. Quei sconti. Dunque, se avete deciso di intraprendere dei lavori strutturali, quindi vuol dire buttare giù le pareti, per il quale serve un appoggio tecnico e professionale, naturalmente vi dovrete rivolgere a qualche esperto del settore, ovvero vi dovete fare riferimento a un albo uno specifico albo, che è l'architetto, l'ingegnere o il geometra, che potrà tradurre i vostri desideri in un concreto progetto di interni che è capace di soddisfare appieno le vostre esigenze, sia di
di rappresentare un ottimo investimento che accresca anche il valore commerciale della casa. L'iter che porta al progetto parte da un primo rilievo dell'abitazione, dal quale nasceranno degli elaborati in scala e un progetto di massima che però esclude per esempio i materiali e gli impianti che vi consigliamo di accettare solo se, valutandolo sotto ogni profilo, rispecchia tutti i cambiamenti che voi avevate in mente. Poi, in caso di lievi dissesti statici, seguirà un progetto di consolidamento e poi si arriverà al duplice progetto esecutivo, quello architettonico, che approfondisce la scelta dei materiali, e quello relativo agli aspetti impiantistici e tecnologici. Quindi, ci siamo! Anche se per il momento, e solamente su carta, la vostra nuova casa comincia a prendere forma, ed è a questo punto che, elaborati, particolareggiati alla mano, si mettono a punto i passaggi intermedi tra il progetto esecutivo e la sua concreta realizzazione. Quindi, prima di avviare i lavori, che dovrete fare? Accettare il preventivo del progettista, che per evitare incomprensioni dovrebbe essere analitico, comprensivo comunque di quelle che sono tutte le prestazioni offerte, e non solo redatto secondo le voci di tariffa professionale, che rimangono troppo generiche. Quindi sta per prendere vita il vostro immobile. Se io
diciamo, parlando con, cioè parlando, approfondendo, dando anche qualche consiglio, qual è il dilemma di molti? Cucina separata o a vista sul soggiorno? Beh, è possibile fare entrambe e questa che insomma vi propongo è un'idea progettuale vincente, che però naturalmente richiede anche un pochino di investimento. Allora, si può realizzare un'ampia parete vetrata salvaluce che consente di separare fisicamente la cucina dalla sala, ma al tempo stesso rimane a vista sul salotto aperto, mantenendo così una comunicazione visiva tra i due ambienti. Quindi una soluzione moltiplicatrice di vantaggi oltre che di luminosità, perché oltre a lasciar fluire liberamente la luce che proviene copiosa dal soggiorno, immaginiamo, la parete vetrata non soltanto permette di isolare dai fumi e odori prodotti durante la cottura dei cibi, ma modifica positivamente anche la percezione della profondità dei due locali, ampliando visivamente lo spazio. E che dire, non vi è venuta voglia di trasformare qualche muro cieco in parete con vista? Che ne pensate? Io credo di sì. Ora lo so, quello di cui ho bisogno, lo so. Come ero e so che posso ora, e io ci spero in quello che amo ancora. Lo so, quando mi sento persa, sola. Come sarò se ogni volta che riscrivo la mia storia, perdo le pagine nel tempo, aspetterò che pioverà prima di amarsi a fondo, e sai che solo uno fra tanti ti guarderà come sei e viaggerà quando ridi nei pensieri che vivi, negli sbagli. E ora so che il tempo non cancella niente. Disegnerò sulla faccia ogni riga la mia storia, con le domande ancora dentro aspetterò che pioverà prima di amarsi a fondo, e sai che solo uno fra tanti. Già, io
mio fra tanti. Ma proseguiamo sempre con lo scoprire come si possono ricreare nuovi spazi all'interno della vostra casa. Ovvero, avete deciso, avete abbattuto quelli che erano i muri di troppo. Quindi, diciamo, l'abbattimento di queste strutture è solamente l'inizio, perché poi, naturalmente, credo a volte vorrete fare una nuova divisione, vorrete realizzare nuovi divisori interni. Abbiamo proposto quello del discorso della cucina, angolo cottura con salotto, che possono rimanere, come possiamo dire, separate, soprattutto da un punto di vista degli odori, ma nello stesso tempo continui. E è molto interessante il vetro, la parete vetrata, assolutamente. Certo, c'è da lavarla un pochino, c'è da prestarci un pochino più di attenzione, che va pulita, però alla fine assolutamente rappresenta un'ottima occasione. Però, quindi diciamo, pareti nuove. Bisogna, sarete voi a decidere come, suddividendo gli ambienti con nuovi muri fissi e definitivi, bisognerà scegliere se utilizzare muri fissi e definitivi o dinamiche pareti mobili e librerie passanti. Dunque, pareti nuove, meglio di classici mattoni di legno o calcestruzzo? Beh, se opti per un muro che separi nettamente gli ambienti, considerate che la scelta del materiale con cui viene realizzato è fondamentale. Non soltanto il materiale può semplificare e velocizzare la posa in opera, ma può anche garantire o meno il raggiungimento dell'indispensabile benessere igrotermico e comfort acustico. Quindi c'è un classico tradizionale laterizio, che vengono utilizzati nuovi mattoni forati dotati di giunte a incastro verticali e così via, oppure ci sono delle novità. Legno è ecologico, sono elastici tanto da essere considerati antisismici. I pannelli legno lamellare sono utilizzati per ecotramezze interne e sono tanto sani e leggeri quanto semplici e veloci da posare, senza contare che questi pannelli integrano un completo sistema isolante su entrambe le facce, oppure nell'intercapedine, e possono già essere predisposti per il passaggio di cavi elettrici. Che dire? Insomma, rappresenta una nuova veramente realtà. Oppure si possono fare in calcestruzzo, che rimane comunque leggero, riciclabili e ottenuti da una miscela di sabbia, calce e cemento. I blocchi pieni in calcestruzzo cellulare si tagliano facilmente per realizzare in cantiere pezzi speciali e tracce per gli impianti, semplificando la realizzazione di pareti divisorie leggere dal buon isolamento termico, posate in opera in tempi rapidi. Quindi sia il calcestruzzo leggero che il legno, che il laterizio tradizionale, beh, permettono anche di far passare i cavi elettrici, quindi un'ottima soluzione. Però dunque, dicevamo, abbiamo parlato, questa è nel caso in cui voi volete realizzare delle pareti fisse. Nel caso in cui non siete convinti e volete realizzare delle pareti mobili, che ci sono e non ci sono, beh, potete utilizzare, possono essere prese per esempio le librerie passanti, ovvero di un divisorio, sarebbe un divisorio più eclettico, pratico e informale, e poi soprattutto componibile all'infinito per creare delle personalissime separazioni. E bene, le librerie possono essere autoportanti, passanti o bifacciali o sospese a soffitto. Poste a separazione di due aree diventano vere e proprie pareti attrezzati, oltre a essere dei pratici contenitori sfruttabili da uno o da entrambi i lati, arredano, risolvendo la suddivisione degli ambienti con la massima libertà espressiva. E poi ve ne dico un'altra, lo so che ritorno sul vetro, ma a me piace tantissimo. Se più che creare una statica e netta separazione con un muro, preferisci realizzare un elegante e dinamico divisorio che lasci in comunicazione gli spazi, mantenendo un senso di unità complessiva tra due ambienti, le pareti vetrate scorrevoli a tutta altezza sono la soluzione più bella. Sono e costose, ragazzi, lo so, non è che sono proprio economiche, però sono scenografiche e minimaliste, pratiche e raffinate, e queste strutture dalla doppia personalità separano funzionalmente gli spazi grazie a lastre fisse laterali ed ante scorrevoli centrali, lasciando libero il passaggio, oltre che le visuali e la luce suggestiva che filtra tra le vetrate. Ma che bello, ma veramente che bello, assolutamente. Ciao Ligabue.
Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una, per tutti quegli incroci, nessuna indicazione. Di tutte quelle strade, provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati a seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Tutte quelle strade, saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci, tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli irticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. Certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, si sente una canzone da lontano. Potresti fare solo un po' più piano. Radio Stella Città. Woke up this morning just like every man does. Walked to the bathroom just like every man does. Made my bed just like everyone must. Nursed my head just like everyone must. Spent the day playing Nina Simone. Reorganized every record I own. I see my friends, we drink beer in a can. Half drunk, they smile, it'll be all right, man.
just like a king who's losing his worth. I'm like a snob who's falling to earth. Everyone thinks that I'm staying the same. Are they secretly happy that I am in pain? So you say it's all in love. That's impossible to do. No such thing as ordinary love. I was ordinary just to you. Does it mean that I'm a regular man? Not as special as I think that I am. As for you, all that I want to know, did you stay up as I tumbled so low? Just like a king who's losing his worth, I'm like the sun that's fallen to earth. Everyone thinks that I'm staying the same. Are they secretly happy that I am in pain? So you say it's ordinary love. That's impossible to do. No such thing as ordinary. Ordinary and love was ordinary. If I was ordinary, was so very ordinary. If love was ordinary and I was ordinary, are you too? Ordinary Man. Ieri avete visto la replica su MTV di X Factor. Per tutti quelli che non hanno disponibilità di avere un abbonamento a Sky, beh, divertente, divertente. Dunque, stiamo parlando del rinnovamento di quella che è la vostra abitazione. Dunque, uno dei problemi, uno dei dilemmi, l'eterno dilemma è: muri freschi e resi eleganti dal pallore candido del bianco o muri intensi e di carattere resi energici da sferzanti tonalità? Questo è uno dei dubbi che non possono essere chiariti con una risposta univoca o con soluzioni valide per tutti. La scelta di un colore o di accordi cromatici è soggettiva e strettamente legata a quella che è la vostra personalità, tanto che giocandosi spesso sulle emozioni o stimoli che può darci una tonalità, una sfumatura, può piacerci o meno a seconda del nostro senso estetico, del mutevole stato d'animo e del grado di sensibilità, ma anche del tipo e stile di casa che abitiamo. Possiamo dire che oggi per fortuna ci sono tantissime applicazioni dedicate, ricche palette, infinite quantità di pitture decorative, c'è più di un aiuto su cui contare per individuare quella che è la tinta murale che maggiormente esalti con creatività e stile l'unicità dei muri e della nostra personalità. Bianco, puro, elegante, minimalista e lontano anni luce da quel noioso e asettico non colore che serviva solo a dare una ripulita ai muri sporchi. Il bianco totale alle pareti oggi è
concettuale. Rappresenta il desiderio di dare una svolta allo stile e alla propria vita. E poi non c'è colore più luminoso e più vero a cui chiedere di mettere in luce il carattere di una porta o di un elemento d'arredo, così da esaltarne lo stile. Se lo ami, via libera le finiture opache di tendenza del bianco gesso al bianco neve. Però sicuramente occhio che il bianco esige la perfezione, al contrario di quello che si pensa. E ancora, vi piacerebbe evocare sulle pareti le lunghe, felici e calde giornate estive che ci siamo appena lasciati alle spalle? Bene, potete essere accontentate. Il rilassante schema cromatico proposto è perfetto ai colori del fiammeggianti del giallo lime e marrone toffi. Puoi abbinare due tonalità neutre più morbide dei beige e dei terra. Uno schema a prova di difetti che si realizza con un ciclo di finitura. Che dire, è favoloso, perché prima si applica il fissativo all'acqua così da predisporre il muro alla perfetta aderenza del colore, poi si applica l'idropittura lavabile a bassissimo contenuto di composti organici volatili. Quindi che dire, abbiamo visto un bel giallo lime e un bel marrone toffi, poi c'è questo bello beige e un color terra, favoloso. Bene, audace come il colore dell'anno? Ora vi spiego. Quindi, tra gli oltre 16 milioni di colori disponibili per poter dipingere le vostre pareti, hai scoperto che il tuo carattere forte e sensuale si rispecchia nell'audacia della Nuance Marsala, che è stata eletta colore dell'anno 2015. Bene, perché siete fortunate, perché le vostre pareti si possono ricreare un intenso e ricercato schema cromatico contemporaneo con le nuove tinte di Max Meyer della collezione Inspired by Pantone, che ora includono proprio questa calda e succosa tonalità che si ispira al famoso vino siciliano. Usa il Marsala come il tono dominante, ma per evitare che l'atmosfera diventi troppo cupa o sontuosa, abbina delle nuance chiare e delicate della famiglia dei grigi, blu polverosi e rosa antico, capaci di creare un buon equilibrio assorbendone in parte l'intensità. Il color Marsala è un colore, il colore è quello del vino, quindi avete capito, è quel rosso mattone però particolare, è color Marsala, molto bello. Invece, se il vostro sguardo è perennemente rivolto al giardino, è interessante questo schema, dove il progetto Color Trainer, dove i toni acquosi dei verdi e le tonalità floreali dell'iris richiamano anche l'eterna freschezza delle atmosfere 50s. Quindi c'è un pale purple, un pale green, quindi che sono toni pacati, un bel acquamarina e un bel purple. Interessante. Quelli appena elencati naturalmente sono i colori che stanno per andare in questo 2015 moltissimo. E ora c'è anche un altro consiglio. Vi piace l'effetto ruvido, effetto ruggine? Se per le tue pareti stai cercando un'originale decorazione artistica dall'impatto forte, dall'aria vissuta, non c'è più niente di meglio che la pittura a effetto ruggine o metallo ossidato, da realizzare con questi passaggi. Ve lo spiego manualmente con il fai da te. Dopo aver carteggiato e corretto le imperfezioni sul muro, stendi a rullo il primer nel colore scuro, passa una mano di pittura decorativa con si chiama questo attrezzo Spalter Decora, e dopo 20 minuti stendi la pittura facendo pressione con un frattasso in acciaio. Attendi altri 10 minuti, quindi ripassa il frattone con movimenti incrociati obliqui e la parete è arrugginita. Invece
Invece nuvole di riflessi perlati e la parete fa sognare. I tuoi bambini adoreranno questa pittura decorativa fai da te, che frutto di una complessa alchimia di speciali pigmenti, gioca con le variazioni della luce, crea mutevoli effetti di chiaroscuro e trasforma le pareti in un cielo sognante pieno di nuvole perlescenti. Wow! Il bello è che è facile e divertente da applicare come una classica pittura, tranne che ci si aiuta con un tampone di setole per spazzare via volutamente l'uniformità. L'impagabile vantaggio è igienica e permette di lavare via macchie e scarabocchi. E poi c'è il rivestimento materico, che assorbe la luce, tattile, raffinato e per pareti più uniche che rare. Questo rivestimento concettuale di design nasce dallo studio del rapporto particolare che la materia e il colore intrattengono con la luce, al fine di creare nuove superfici di stile. Se non hai mai visto una pittura così colta, aspetta di vedere quanta luce è in grado di assorbire e di toccarne la splendida superficie strutturata. Bene, per quanto riguarda, non so se vi sono annoiata, se vi è risultato utile, quelli che sono i consigli per la casa, sicuramente ritornerò a parlare nuovamente su quelle che sono le tendenze, perché io sono sicura che tutti i giorni la casa è importante, il nido dove trascorriamo molto tempo. Si dice, ma io chi ci sto mai a casa? Però quando la sera rientri, che sei stanco e tutto, dove rientri? Nel tuo nido. Quindi è importante che lo rendiate il più consono e il più piacevole per voi. E sappiate, non è difficile, a volte basta poco per poterlo modificare, attualizzare, ristrutturare, veramente poco. Bene, oggi ho terminato, io vi lascio nelle grinfie, come dice Gloria Trotti, nelle mani di Lucilla ed Emanuele. E se non sbaglio oggi è lunedì, credo che ci sia lo chef Gianni Bono. Chi lo sa, lo scopriremo solo se rimanete sintonizzati qui sui 101.2. A domani, ciao. Pronto? Ciao! Sì. Buongiorno, con chi parlo? Sono Martina. Martina? Sente dalla radio. Martina, ieri se non sbaglio hai compiuto 18 anni. Sì. Auguri, auguri da tutto lo staff. Grazie. Di Radio Stella Città, in particolar modo da mamma Adele, da papà Fabio, dal fratello Simone, giusto? Sì. Dai nonni, tutti gli zii e gli amici. Ah, sento questo rumore perché si sente la tua canzone con il sottofondo, ecco. Eccoci. Sì. Bene, complimenti, ti sei divertita ieri? Sì. Bene, ti fa effetto sentire la tua canzone in radio? Sì, non me l'aspettavo, un po' strano. Guarda, ti chiedo scusa che ho avuto io un imprevisto e ho fatto tardi io nel mandarlo in onda. Ti chiedo infinitamente scusa, però sono contenta e infatti adesso la riascolteremo nuovamente, anzi te la riascolti con calma. E siamo contenti, veramente. Goditi i tuoi 18 anni. Grazie. Buon compleanno. Grazie. Ciao Martina. Ciao. 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 Ciao Martina, buon compleanno ancora. Ora devo lasciare spazio al programma che doveva partire. Tanti auguri, quando vuoi vienici a trovare a Radio Stella Città. Sì.